pronti per gara 2 della Sportbike. Qui da Varano dei Melegari sarà un round veramente infuocato, perché in gara 1 abbiamo già avuto dei colpi di scena mastodontici, perché Mattia Sorrenti, il poleman, purtroppo si è esteso in gara 1, ha dovuto dire addio a una grossa manciata di punti importanti, perché il suo passo è veramente incredibile, ha buttato via un'occasione fondamentale per recuperare punti in campionato. Cade anche De Stefanis in gara 1, quindi altri punti persi per lui. La spuntata invece il buon Roberto Jason Sarchi nei confronti di Fabio Starnone in gara 1. Sarchi è primo con 93 punti, seguito da Starnone a 67, poi De Stefanis a 60 e quarto Mattia Sorrenti. Adesso è l'ora del riscatto, sarà veramente una gara importante. In una caldissima Varano siamo alla vigilia della partenza di gara 2 per questa sport bike. Gara 1 per te è andata piuttosto bene, direi. Sì e no, cioè nel senso potevo, per causa di un lungo che ho fatto alla curva 1, ho perso una posizione, sono arrivato nono e al posto di ottavo, però vabbè, sono contento lo stesso, sicuramente meglio di quando siamo venuti qua ad aprile, che sono arrivato, vabbè, settimo e niente, fa molto più caldo, molto più caldo. Rilanciamo in questa gara 2, gli obiettivi sono importanti visto che i tempi prima sono stati incoraggianti. Sì, nel warm up sono stati molto buoni, ho abbassato il tempo anche rispetto a quello della qualifica, mi è stata data una mano dai compagni qua che corrono insieme a noi e niente, speriamo di fare bene perché ho voglia di far bene. Luca Carona, alla vigilia di questa caldissima gara 2 per la sport bike, una maratona particolarmente provante. Sì, è anche molto difficile oggi dalla posizione in cui parto. Speriamo di fare una buona partenza e guadagnare qualche posizione per non dover stare nel gruppo a combattere. Però oggi sarà veramente dura, oggi penso sia veramente dura. Vediamo. Conterà anche l'esperienza nel saper gestire le gomme, perché una giornata così calda significa anche avere sensibilità e cercare di non scivolare. Bravissimo, l'hai detto tu. Oggi bisognerà stare attenti un po' a tutto. Poi corriamo sui problemi elettronici, quindi ancora di più. E sarà una gara, spero, divertente. Quello sicuro. In questa maratona della sport bike, appunto siamo a gara 2, si rilancia dalla prima posizione dopo che la gara 1 non è stata così fortunata. Sì, gara 2 proviamo a gestire, usare la testa, essendo che ieri abbiamo fatto un piccolo errore. E niente, dai, proviamo, diamo il massimo e vediamo a fine gara. Particolarmente caldo, sarà importante conoscere e ascoltare le gomme. Sì, fa davvero tanto caldo e non oseremo a spingere il massimo tutta la gara e niente, vediamo. Dal fondo dello schieramento sventola la bandiera verde, aspettiamo che se ne vada anche il Mascia con quella rossa. La sport bike arriva a un punto cruciale di questo campionato. Diamo la parola ai piloti, il semaforo è rosso e parte in questo momento la gara della sport bike. Sembra essere un buono spunto quello di Roberto Jason Sarchi e soprattutto quello di Starnone. Non è bello invece purtroppo quello di Mattia Sorrenti, che anche viene tallonato da De Stefanis in curva 1, ma all'esterno riesce a mantenere almeno la terza posizione, non essere sopravanzato dal pilota che in questo momento è terzo in campionato. Parliamo di De Stefanis, chiamati sia De Stefanis che Sorrenti al riscatto, perché lo dicevamo in apertura, in gara 1 entrambi out con 0 punti. Proprio in questa curva la parabolica è uscito di scena Sorrenti all'inizio della gara, proprio qualche giro dopo invece la curva che stanno affrontando adesso i piloti è uscito di scena Matteo De Stefanis, con lui che anche lui è molto importante questa gara, perché dovrà riscattarsi e dovrà cercare di recuperare punti molto importanti per il campionato. Li ripetiamo, perché primo c'è Roberto Jason Sarchi con 93 punti, secondo c'è Starnone con 67 punti, terzo c'è De Stefanis con 60 e quarto quelli inquadrati in questo momento, ovvero Mattia Sorrenti, poi abbiamo Solca, Carone e De Maio. Ma quelli che ci sono con il campionato sono proprio qui davanti, insieme con Sorrenti, che viene molto fuori forte perché ha un passo rispetto agli altri veramente molto più veloce, e lo poteva dimostrare anche in gara 1, ma non ha potuto con lo 0, ma secondo me sarà assolutamente imbufalito nel voler prendersi una rivincita. Occhio a non essere ovviamente troppo impeperonati, non avere troppa foga, perché altrimenti si rischierebbe di incappare un altro errore. Ma sappiamo che Sorrenti non sbaglia due volte di solito, mette fuori il piedino Starnone invece,
che nonostante lo zero, che è stato molto pesante al primo round qui a Varan, nel contatto con Boccellari, sempre stato molto solido, con una grande vittoria a Cremona, ed è riuscito a recuperare punti importanti per arrivarsi a giocare comunque il campionato qui a Varano, ovviamente non l'ultimo round, non è questo qui l'ultimo round, arriveremo probabilmente a giocarci il campionato a Cervesina, come l'abbiamo visto con la 300, come lo vedremo in tutte le altre categorie, tranne la Race Attack 1000, mentre invece con Mattia Sorrenti, che ha una grandissima voglia di voler passare subito Roberto Gesonsacchi. Dicevamo che la maggior parte comunque in tutte le categorie dentro, va dentro Sorrenti? No, non va dentro, non va dentro, era molto difficile provare ad attaccare lì, ma Sorrenti si vede che ne ha di più e quindi potrà provare anche a passare il giro dopo. Dicevamo che comunque sì, tutte le categorie comunque arriveranno a giocarsi il campionato, di categorie ovviamente del motoestate, arriveranno a giocarsi il campionato nel round, nell'ultimo round di Cervesina, tranne forse tanto Sorrenti si mette dentro, di traverso no, perché Sarchi gli rende il favore, chiude la porta in faccia, grande traverso da parte di Sorrenti che comunque non si è infilato, ma Sarchi si difende egregiamente, mette ancora fuori il piedino, tutto di traverso Sorrenti, come la guida, sembra Brad Binder con la KTM, se vogliamo fare un paragone con la MotoGP. Dicevamo, chiudiamo subito il discorso, che comunque la Race Attack 1000 invece dentro fai molte estate, ha una grande possibilità di vedere il campionato chiuso qui a Varano con Alberto Bettella, che sembra essere molto propenso nel voler cercare di andare a vincerlo subito e chiuderlo qui a Varano, l'unico campionato dentro fai molte estate che potrebbe essere chiuso matematicamente qui a Varano. Esce fortissimo Sorrenti, esce fortissimo e si mette dentro, esce molto forte il giro, prima aveva avuto una piccola visa di Roberto Gesonsacchi, stavolta l'ha preparata molto bene il buon Mattia Sorrenti, che si mette in seconda posizione e va alla caccia di Fabio Starnone, leader di questa gara, secondo in campionato. Sa che comunque adesso ha una possibilità anche di gestire per il campionato, perché comunque non deve fare errori, ha 93 punti, ha un vantaggio interessante, comunque non è una matematica importante per il campionato, ma comunque punti importanti verso il round di Cervesina, l'ultimo di questa stagione. Dietro fai molte estate, Sorrenti si prova subito già a far vedere nei confronti di Fabio Starnone, mettendo sempre fuori il piedino. Abbiamo qua invece Matteo De Stefanis, che invece fatica un po' di più, l'abbiamo visto in gara 1 invece più incisivo, l'abbiamo visto almeno in lotta più vicino ai primi per quanto riguarda la sua posizione. Invece qua in gara 2 sembra un po' più faticare rispetto a gara 1, l'abbiamo visto nel terzetto di testa con Starnone e Sarchi, appunto Sorrenti non c'era perché comunque era già caduto, mentre invece sembra essere una gara un po' più anomala per il numero 384 su Yamaha. Buona invece la quinta posizione in questo momento del pilota Pietro Aloisio, numero 46, che si trova in questo momento in quinta posizione, seguito poi da Corradi, Solcano, Veglia, Luisio, mentre Sorrenti è propenso, mette fuori sempre il piedino Starnone, forse non è questo il giro di filarsi qua, sembra essere un po' difficilotto, ma comunque sì, vuole andare proprio a vedere dentro le gomme intagliate di Fabio Starnone, va che va un pelo largo all'ingresso delle ultime curve, non è comunque un posto facilissimo per attaccare, Sorrenti qua adesso può prendere la scia, Sarchi è un po' più staccato, invece Sarchi è un pelo più staccato, andiamo a vedere i passaggi sul traguardo, andiamo a monitorare i tempi, perché comunque Sorrenti ha fatto il giro più veloce della gara, due giri fa, in 1.09.7 è il giro più veloce della gara. Andiamo a vedere questi ultimi passaggi, 1.10.4 per Sorrenti, che comunque ha dovuto passare Sarchi, 1.10.4 per Starnone, 1.10.3 per Roberto Gesonsacchi, mentre intanto qua invece Luca Carone si presenta in scia, prova a mettersi dentro, non riesce ad attaccare Nico Santo in questa entrata della prima variante del circuito dell'autodromo. Riccardo Paletti prova a entrare sul numero 66 qua alla parabolica, ce lo stacca la regia, ma andiamo qua davanti con la lotta, stavolta potrebbe ripresentarsi la stessa situazione con il giro precedente, esce forte come ha fatto con Sarchi il giro, due giri precedenti e si mette dentro, va dentro Sorrenti che però va un po' largo, va un pelo largo e Starnone potrebbe ripresentarsi alla ferro di cavallo, non lo vediamo comparire perché probabilmente potrebbe essere all'interno, lo fa, si mette dentro, va di nuovo largo, incroci sempre come Dovizioso e Marquez, ce li ricordano questi due. Vediamo se Starnone si ripresenta all'interno. No, e allora Sorrenti si mette primo e adesso va nella speranza di andare via, scappare. E andiamo, passaggio sul traguardo, vuole scappare Sorrenti e prendersi la leadership a un passo fantastico. E la mette tutta di traverso, mamma mia che staccate sta facendo Sorrenti, come sta guidando il pilota numero 21, che si mangia un po' le mani, perché se non avesse fatto quello zero in gara 1 ancora tutto di traverso, come la guida rispetto a Starnone che la guida un po' più pulita, sempre mette il piede fuori, ma comunque guida meno di traverso Sorrenti, che sì, peccato perché se non avesse fatto quello zero col suo passo sicuramente sarebbe, mamma mia come ancora di traverso, sarebbe comunque scappato anche in gara 1. La gara qua ancora non è finita, però
se fa tutto per il verso giusto, il buon Mattia Sorrenti andrebbe ad una vittoria molto importante, si mangerebbe le mani perché per il passo che aveva in gara 1 avrebbe potuto sperare di vincere anche lì. Stannone si muove un po' il davanti della sua moto, ma Sorrenti sembra bene totalmente di più, e vogliamo andare a vedere adesso il suo giro perché secondo me sarà molto interessante. Uno 0.97, il giro più veloce della gara è proprio quello di Sorrenti. Stannone invece il suo personal best è 1.10.005, l'ultimo giro ha girato in 10.04, scusate, andiamo a passare adesso sul passaggio adesso sul traguardo da parte di Stannone, 1.10.09, eccolo qua il passaggio sul traguardo di Fabio Stannone. Roberto Giosuacchi invece appena un po' più in difficoltà, 1.10.07. Passa De Stefanis anche sul traguardo, lo vediamo affrontare le prime due curve, 1.11.392, gira un secondo più lento rispetto ai primi là davanti, totalmente una gara un po' più anomala. Belli invece i parziali che stiamo vedendo di Pietro Aloisio alle spalle di De Stefanis, perché gira più forte rispetto al numero 384, 1.11.1, tantissimi 1, un po' difficili da leggere, 1.11.118 sull'ultimo passaggio, quello di Pietro Aloisio, che comunque ha mantenuto un buon passo, 1.11.7, 1.11.3, 1.11.1, 1.11.1 e 1.11.1 ancora, sta facendo un filotto di giri molto belli sull'1.11, le buone Pietro Aloisio, la stessa cosa comunque l'ha fatta De Stefanis, perché comunque anche lui ha girato sempre sull'1.11.1 per 4 giri di fila, quindi il loro passo praticamente è uguale. Infatti non ci sono molti cambiamenti nel confronto del distacco, mentre Sorrenti vola, se ne va via, va a prendersi un altro canale, lo vediamo sempre qua, ma in un altro canale, su un altro pianeta, il buon Mattia Sorrenti. Nuovo passaggio sul traguardo, 1.10.100 per Mattia Sorrenti, 1.10.333 per Fabio Stannone, che comunque non molla la presa, gira 2 decimi più lento, sì, però comunque è un bel andare, 1.10.298 per Sarchi, che qualcosa ha rosicchiato nei confronti di Stannone. In gara 1 abbiamo visto Roberto Gesù Sarchi spuntare in un bel duello nei confronti di Stannone, e credo che appunto quest'ultimo, il numero 75, non vorrà perdere un altro duello, non vorrà ricedere un'altra volta un'altra posizione al pilota in testa al campionato. Andiamo qua invece qua dietro con una bagarre abbastanza interessante con Marco Solca e Federico Rovelli insieme nella bagarre per la settima posizione. Dietro di loro c'è il fratello di Pietro Aloisio, Francesco Aloisio, il numero 6, altra wild card, mentre qua siamo invece con Luca Carone fisso in undicesima posizione, il numero 74, che ci ricorda come sempre quello di Daishiro Kato, pilota giapponese campione del mondo 250 nel 2001, che sta andando ad affrontare in questo momento Luca Carone all'entrata della prima S. Vediamo intanto gara che si è un po' anche qua un po' stabilizzata, con Sorrenti che vola, se ne va via, Mattia Sorrenti se ne va. E arriviamo con sempre Roberto Gesù Sardi, che ha fatto, è riuscito a passare Fabio Stannone, è riuscito a passarlo, probabilmente il giro prima si è ripresentato davanti, e adesso si ripresenta un duello molto interessante, perché Stannone rispetto a gara 1 sa che Sarchi l'ha battuto, gli è finito davanti, ma non vorrà ricevere un'altra volta questa chance. Però Sarchi sembra andarsene un pelo via nei confronti del numero 75, quindi vediamo la situazione come sarà, anzi no, è comunque lì Stannone, quindi attenzione perché la bagarre sarà lì accesa, perché comunque Sarchi prenderebbe punti ancora nei confronti di Stannone, ma Stannone non vuole assolutamente cedere altri punti per il campionato a Roberto Gesù Sarchi, che è in testa, ricordiamo, con 93 punti, seguito da sempre proprio lui, Fabio Stannone a 67, poi terzo De Stefani si è inquadrato in questo momento a 60, Sorrenti è quarto, ovviamente non stiamo facendo la classifica provvisoria in questo momento con lag, con i punti assegnati di questa gara, ma ci riferiamo a quella di gara 1, quindi non ne stiamo prendendo in considerazione una classifica real time. Nuovo passaggio sul traguardo da parte di Sorrenti sul traguardo, chiude in 1.09.999 mettendo tutta la moto di traverso, 1.11.177 per Stannone, 1.11.216 per Roberto Gesù Sardi, che rimane ancora davanti. Vediamo se Stannone avrà la possibilità di rimanere lì, o magari anche lo sta appena studiando per provare a beffarlo negli ultimi giri. La bagarre tra loro due in gara 1 c'è stata proprio negli ultimi giri, con Sorrenti che tende sempre a mettere di traverso la moto, non lo fa quasi mai, mettere la moto di traverso e poi mettere fuori la gamba per dare un po' di equilibrio alla stabilità, mentre è ripassato Fabio Stannone, si è rimesso davanti, si è ripreso questa seconda posizione, vuole imporre adesso il suo ritmo, ottimo
per Starnone, che non la dà vinta a Sacchi. Dopo gara 1 si è rimesso davanti, grandissimo attacco che ovviamente non abbiamo visto, ma grandissima reazione da parte del numero 75. Bravissimo, bravissimo, bellissimo. Vediamo se Sacchi adesso avrà la possibilità di rispondere, o magari penserà alle campionate e dire va bene, qualche punticino anche nei confronti di Stallone lo posso perdere, perché comunque sono in testa, ho qualche punticino importante di vantaggio. Svento intanto la bandiera gialla, ma Stallone è come se non fosse neanche l'ultimo giro, è l'ultimo giro ma lui guida come se fosse il primo, come se dovesse recuperare tutto di traverso così. E intanto eccolo qua, c'era una bandiera gialla per il pilota che è andato là dietro, era finito lungo, magari è caduto e si è rialzato, ma comunque bravo, bravissimo Mattia Sorretti, che affronta la parabolica, girato in 1.10.3 sull'ultimo passaggio, 1.11.7 per Stannone, 1.12.1 per Roberto Gesù Sarri, che ha subito sorpasso da Stannone, quindi per quello probabilmente ha alzato forse anche un po' bandiera bianca. Però andiamo a goderci questa grandissima rivincita da parte di Mattia Sorretti, una gara di rivincita, perché comunque Sorretti 0 in gara 1 verso la vittoria in questa gara 2. Fabio Stannone che sì, ha perso il duello con Sacchi in gara 1, ma sta andando a vincerlo qua in gara 2, quindi veramente molto 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 bella questa cosa che stiamo vedendo, molto bella questa gara che sta affrontando le ultime curve con il buon Mattia Sorrenti. Adesso affronta le ultime curve, grandissima rivincita, guarda appena dietro con la coda dell'occhio la bandiera a scacchi, Checker Fred che viene esposta per Mattia Sorrenti, che si prende una grandissima rivincita dopo lo 0 di gara 1, vince, esulta, dita, così come ci ricorda quelle di Valentino Rossi in quelle del Mugello del 1997, era un po' simile quell'esultanza lì. Stannone mette fuori la manina perché batte Sarchi, però una grandissima, un grandissimo duello fra i due, la spunta Sarchi, la spunta Stannone, scusate, in seconda posizione, poi Sarchi terzo, quarto De Stefanis, poi arriva Aloisio, poi arrivano Corradi, Solcaro, Veglia, Aloisio e Boccellari a chiudere la top 10.